un altro comando singolo, in questo caso non composto come qua, è quello che ci trova, questo W minuscolo, trova tutti i caratteri singoli o tutte le parole, se presente un quantificatore che vedremo nel prossimo video, quindi per il momento tutti i caratteri singoli, distinti da un separatore di punteggiatura, che di solito è lo spazio, appunto, o un punto, il punto di fine frase, ecco. Il carattere sottolineato è incluso nell'insieme dei caratteri riconosciuti, quindi non fa parte dei separatori di una parola con l'altra. E c'è da tenere presente una cosa, che i caratteri accentati, cioè i nostri caratteri con l'accento, le E, le A, le U, con l'accento, le O, non vengono catturati da questo comando, quindi non sono inclusi. Questo comando riconosce solo i caratteri non accentati. Ecco. Se noi lo usiamo, quel comando lì, quindi barra W minuscolo, ecco qua, praticamente W dovrebbe stare per word, ovvero parola, perché appunto, approfittando del separatore fra una parola e l'altra, quella che noi usiamo scrivendo il testo normalmente, ovvero vedete le virgole, questa è una virgola, gli spazi, gli a capo, in genere gli spazi, e poi c'è anche il punto di fine, appunto, di fine frase, evidenzia cosa questo W? Quindi per conto suo quel comando lì, 3659 corrispondenze, le parole praticamente. Vedete però che dove c'è un termine accentato non viene preso, non viene catturato da questo comando, come ho scritto qui nella scaletta. Ecco che le parole, quindi avessimo bisogno di filtrare, di mettere in evidenza le parole di un testo, a parte i caratteri accentati, abbiamo questo comando semplicemente che ci facilita il compito. E voilà. Suo, come dire, negativo, il suo contrario, W maiuscolo, ma abbiamo imparato che la regola è questa, W maiuscolo trova tutti i caratteri diversi da quelli che vengono trovati con la V minuscola, W minuscola. Quindi sono inclusi, ancora una volta, gli spazi, la punteggiatura e i caratteri accentati questa volta. Vediamo se è vero. Ecco, vedete che al contrario, proprio fa il lavoro contrario della V minuscola, è un po' come la S di prima. E ci ha beccato il carattere accentato, probabilmente non perché dovrebbe riconoscerlo che è previsto che lo sia, ma perché è semplicemente il contrario del comando di prima. Quindi il contrario del comando di prima si trova tutti gli a capo, ancora una volta, tutti gli spazi e appunto questi caratteri che non sono stati riconosciuti dal comando di prima. Vedete anche le barre qui degli indirizzi internet, tutto quanto non trova il V minuscolo, W minuscolo, trova il W maiuscolo, quindi speculare al negativo uno dell'altro. Andiamo avanti e vediamo un altro comando di questi singoli, che è D, che dovrebbe stare per digit in inglese, cioè cifra. Cosa fa? Intuitivamente trova tutti i caratteri numerici questa volta. Quindi non le lettere, non solo le lettere, ma i caratteri numerici. Qui ci sono dei numeri, sì, quindi dovremmo vederlo. Faccio D e vedete che ignora tutto, tutto bianco, sono 15 corrispondenze stavolta, ignora tutto a parte i digit, ovvero le cifre, i numeri, i caratteri numerici. Ecco qua, gli unici che ci sono in questo testo, vediamo un po', qui c'è ancora un 1, un 2, un 16. Qui sono un po' più sparsi, eh? Sono 15 corrispondenze, vedete che li ha beccate tutte, questo D minuscolo. Il D maiuscolo, vediamo un po' di indovinare cosa fa, è il negativo del D minuscolo, trova tutti i caratteri che non siano numerici, ovvero tutti quelli diversi dal D minuscolo. Quindi se cambiamo da D minuscolo a D maiuscolo, 4736 corrispondenze, perché ci trova di nuovo tutto il testo, tutto, 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 e restano in bianco solo i caratteri numerici, ovviamente, quei 15 corrispondenze che invece prima abbiamo trovato, vedete, restano in bianco solo quello. Quindi tutto il testo, niente numeri, con il D maiuscolo. Voilà. Poi, vediamo un po', qua
Non ho lasciato via niente, scusate che controllo. Ecco qua, abbiamo una particolarità che trova tutti i caratteri specificati come singola occorrenza. Ecco, ABC è solo un esempio, qui non è che il comando è questo. Qui, attenzione, nella scaletta specifico che l'ABC che vedete lì è solo un esempio e non il comando in sé. Il comando in sé sono è queste parentesi quadre, praticamente. E la BC è un esempio di contenuto fra queste parentesi quadre. Quindi cosa fanno queste parentesi quadre? Che quelle che abbiamo poi già incontrato in anticipo qua sopra, le parentesi quadre, trovano tutti i caratteri specificati qui all'interno come singola occorrenza. Quindi, in altre parole, tutti i caratteri impostati lì dentro se sono cercati ad uno nel testo con una modalità tipo OR oppure uguale a, praticamente. L'insieme dei caratteri impostati vale ovviamente per una singola posizione nel testo, ovvero ogni carattere che compone il testo viene confrontato con l'insieme indicato nell'espressione regolare. Ecco qui, scritto così, come sempre, sembra complicata la cosa, è meglio vederla, quindi comincio a copiare la base di questo comando dell'espressione regolare e vediamo un po'. Ma sì, la BC va anche bene, no? Visto che ne ha trovati 107. E vedete qui nella spiegazione che dice che quello che ho appena scritto, quindi questo comando con le parentesi quadre, match, ovvero cerca le corrispondenze dei singoli caratteri presenti in questa lista interna, quindi cerca tutti gli A, tutte le B e tutte le C in tutto il testo. Cos'è successo? Ne ha trovati 107 maiuscole. Attenzione che io ho detto cercami tutti gli A o i B o i C che trovi nel testo maiuscolo. Quindi qui vediamo che è stata evidenziata una C maiuscola, una A maiuscola, una B maiuscola, una C di nuovo, un'altra C, una A, una C, eccetera, eccetera. Vedete tutte le lettere maiuscole. Che c'è differenza nell'espressione regolare, attenzione, non solo nei comandi, non solo nei comandi, ma anche nel contenuto che va cercato nel testo c'è differenza fra maiuscolo e minuscolo, perché non ho attivato il flag che ignora il maiuscolo e minuscolo, ed ecco che capite perché didatticamente non l'ho fatto, perché devo proprio mostrarvi la differenza fra il maiuscolo e il minuscolo. In effetti, se questo ABC lo cambio, per esempio la A in A minuscola, vedete che non mi evidenzia più la A maiuscola, vedete è diventata bianca, ma la A minuscola sì. E mettessi la A minuscola e anche la A maiuscola, arriviamo a 371 corrispondenze, perché in questo momento c'è sia la A minuscola evidenziata sia la A maiuscola. Quindi, visto che ho sempre il dubbio di non essere stato sufficientemente chiaro prima, quando ho composto i due comandi S minuscola e S maiuscola all'interno delle parentesi grafe e no, oppure fuori dalle parentesi, scusate, quadre, ecco che qui affrontiamo l'argomento delle parentesi quadre. Quindi le parentesi quadre vi permettono di definire un insieme di ricerca per il nostro filtro all'interno, racchiuso fra parentesi quadre, e questo insieme è considerato poi ad uno, quindi cosa fa il motore dell'espressione regolare? Dice ok, mi hai messo fra parentesi quadre un insieme di elementi da cercare e io ad uno li prendo, quindi parto con la A minuscola e me le cerco tutte, te le evidenzio tutte. Poi passo la A maiuscola, cerco di nuovo tutto il testo e ti evidenzio questo, poi la B maiuscola e la C maiuscola. Chiusa la parentesi quadro, ho terminato il mio lavoro. Quindi queste parentesi quadre appunto danno la possibilità di definire un insieme di ricerca di elementi poi da ricercare uno per uno. Ecco perché prima, quando vi ho mostrato questi due comandi messi assieme senza parentesi quadre, sono stati cercati proprio letteralmente così. Ecco, facciamo pure il parallelo con questo esempio. Vedete che A minuscolo, A maiuscolo, B maiuscolo, C minuscolo mi dà no match, ovvero nessuna corrispondenza, perché nel testo non c'è nessuna corrispondenza da nessuna parte con questa disposizione di caratteri.
Quindi senza parentesi quadre, in pratica è come proprio la ricerca di questa stringa letterale così com'è e non elemento per elemento, ma proprio così com'è. E quindi per trovare qualcosa devo proprio scrivere qualcosa che ci sia nel testo. Quindi non so, questo, faccio così. Ecco, gli dico, cerchiamo la G, la N e la U maiuscola, vedete che tutto dove trova G, N, U, lui me l'evidenzia. Non c'entra, appunto, ripeto, la posizione all'interno della singola string, della singola riga di testo, non c'entra, ma basta che trovi l'occorrenza. E da qualche parte vedete che qui varia la posizione, però lo trova quasi alla fine, qui all'inizio della riga, qui quasi all'inizio, eccetera, eccetera. Vedete, tutti i GNU me li trova. Diverso se io includo GNU fra parentesi quadre, perché a questo punto diventano un insieme di elementi da ricercare. Quindi G viene cercate tutte le G maiuscole del testo, vedete che oltre alla G di GNU anche la G maiuscola di General si è stata evidenziata, di GPL. Perché? Ovvio, perché fra parentesi quadre inizia a cercarmi la G e me l'evidenzia tutte le G maiuscole che trova. Poi prende la N singolarmente e avanti che evidenzia tutte le N. E poi la U, le U maiuscole, me le evidenzia tutte quelle che ci sono. Ecco quindi che ho voluto riprendere questo discorso, anche se mi sono soffermato più del normale, perché è proprio importante capire la differenza. Quindi è di racchiudere un insieme di elementi da ricercare fra parentesi quadre rispetto al non racchiuderle. Quindi non racchiuderle diventano una stringa composta da questi caratteri da cercare, racchiudendoli diventano elementi separati da cercare. Questo è molto importante, eh? È utile da sapere. Andiamo avanti perché si può dire anche trova tutti i caratteri diversi da quelli specificati nel gruppo, nell'insieme di ricerca. Quindi io mi rimetto le mie parentesi quadre attorno a GNU. E con questo apicetto davanti, questo cappelletto qua davanti, io faccio, diciamo così, il negativo, il contrario di quanto faccio senza quell'apicetto qua. Ovvero trova tutti i caratteri che siano diversi da quelli che io indico qui. E quindi l'insieme di caratteri, il lavoro che viene svolto è sempre il medesimo, quindi vengono presi a uno, ma se io ci metto quel cappelletto davanti, vedete che improvvisamente le corrispondenze sono diventate 4613. Perché? Perché è diventato tutto evidenziato in blu-azzurro ad eccezione delle lettere G maiuscola, N maiuscola e U maiuscola. E in effetti vedete che ci sono delle piccole chiazze bianche non evidenziate che guarda caso sono proprio quelle lettere lì. Vedete? Sono le uniche, guardate qui, ecco qui è interessante. Tutte le N, le U, le N, le U, N, U, G, G maiuscola, vedete, U, N, U, G, 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 N, N, tutte quelle lettere non sono considerate dal filtro dell'espressione regolare perché gli ho detto di non considerarla. Questo apicetto qui è un po' come un not, ovvero una negazione di questo gruppo, quindi considerameli tutto, ma proprio tutto, ad eccezione di quanto io ti indico qua. Ecco, se facciamo l'esempio della scaletta con la BC maiuscolo, vedete che cambia il filtro sul testo e questa volta sono le C maiuscole, le A maiuscole e le B maiuscole che sono escluse dal filtro. Vedete qui A, C e qui nella parte di testo maiuscolo, vedete tutte le A e le C non selezionate, proprio per quel motivo, perché questo piccettino è abbastanza questo simbolino per rendere negativa la nostra ricerca, ovvero tutto ad eccezione di quanto ti indico qua, fra parentesi quadre. Poi, a questo punto, probabilmente se avete capito, o meglio, scusatemi, se io sono riuscito a spiegarvi come si deve il meccanismo di questo comando con le parentesi quadre dell'insieme di ricerca, vi chiederete, se voglio cercare un intervallo di carattere o addirittura tutto l'alfabeto, non dovrò mica scrivermi magari sia maiuscolo che minuscolo tutte le lettere A, B, C, D, E, F fino alla Z, per caso. Eh no,
chi ha creato l'espressione regolare ci ha pensato ed ecco che, sempre fra parentesi quadre, c'è la possibilità di cercare un intervallo di lettere con un trattino in mezzo. Vedete qui la disposizione classica di della ricerca di tutto l'alfabeto, di lettere maiuscole. Cosa vuol dire? L'espressione regolare, il motore che interpreta, cosa dice? Che cercami, filtrami, mettimi in evidenza tutte le lettere maiuscole che stanno nell'intervallo fra la A trattino e la Z. Il trattino sta per intervallo di carattere, quindi tra la A e la Z, praticamente tutto l'alfabeto maiuscolo. Ed ecco che qui nel nostro testo che fa da modello per le nostre espressioni regolari, vedete che tutte le lettere maiuscole di questo testo sono state evidenziate. Tutte. Quindi non dobbiamo scrivere tutte le 21, 26 lettere o quello che è poi di qualsiasi alfabeto per definire questa espressione regolare, ma ci basta usare l'inizio e la fine dell'intervallo e lui sa già, il motore dell'espressione regolare, di includere dentro la B, la C, la D, eccetera, fra la A e la Z. Naturalmente l'intervallo può essere più corto, eh? Se dico fra la A e la D, lui naturalmente dalla E in avanti non lo fa più, cioè l'intervallo va gestito da noi secondo le nostre esigenze. Quindi AZ è un classico perché è tutto l'alfabeto. Però, ecco, analogamente, come abbiamo già visto prima, c'è anche la negazione. Quindi c'è l'appiccetto qua che vuol dire il not, quindi tutto ciò che non è l'alfabeto maiuscolo, quindi tutte le lettere minuscole, gli a capo, i spazi, sono, vedete, evidenziati, 3983 corrispondenze, sono evidenziati perché, ad eccezione dei caratteri maiuscoli, perché gli abbiamo detto trovami tutto, evidenziami tutto, ad eccezione dell'alfabeto maiuscolo. In effetti, vedete l'effetto che è quello, vedete qua? Perfetto. Una cosa, anche se potrebbe o dovrebbe essere scontata a questo punto, ma l'alfabeto maiuscolo, come faccio a cercare anche quello minuscolo? Basta che aggiungo un ulteriore intervallo di lettere all'interno delle mie parentesi quadre. Quindi, scrivendo così, vedete che a parte il solito problema delle lettere accentate, che sono dei caratteri tra virgolette speciali per le espressioni regolari, quindi non vengono catturati. Vedete che adesso con questa impostazione ho messo in evidenza tutto l'alfabeto, quindi AZ maiuscolo e anche AZ minuscolo. Quindi vedete che sia lettere maiuscole che minuscole sono tutte evidenziate indifferentemente. Quando scriviamo un intervallo di questo tipo è come se fosse un elemento di ricerca. E qui ne abbiamo aggiunto semplicemente un altro, quindi tra queste parentesi quadre abbiamo due elementi di ricerca, che in realtà sono due intervalli di ricerca di caratteri. Quindi non c'è nessuna differenza fra scrivere, come abbiamo fatto prima, AZ, quindi cerchiamo tutte le A e poi tutte le Z maiuscole, rispetto ai due intervalli. È la stessa cosa, i due intervalli, anche se sono scritti con tre caratteri, sono un elemento, uno questo e uno questo. Ecco. E qui vedete che si può cominciare, come dire, a giocarci con queste cose, già solo con questi primi elementi, che in fin dei conti abbiamo affrontato solo il primo paragrafino, classi di caratteri, già avete visto quante combinazioni, o avrete intuito quante combinazioni possibili di filtri già si possono fare con queste pochi caratteri digitati. Questa è un'espressione regolare, ma vedete quanto è compatta e concisa e che effetto ha sul testo. Quindi molto potenti e molto dinamiche, molto malleabili queste espressioni regolari. Quindi, vedete che
Già probabilmente chi è interessato a un argomento di questo tipo già comincia, come dire, a leccarsi i baffi o avere l'acquolina in bocca, perché comincia già a capire anche per conto suo di come può combinare queste cose per ottenere il filtro giusto che gli serve. E vabbè, al di là delle mie spiegazioni che possono essere più o meno chiare, ormai questo purtroppo è quello che passa al convento. Comunque spero, come sempre, di essere il più possibile chiaro a spiegare queste cose. E comunque avete visto cosa vuol dire impostare un'espressione regolare e avete visto anche quanto può essere concisa, ma quale effetto potente può avere una semplicissima espressione regolare. Dopo le classi di caratteri siamo arrivati già a buon punto di questa prima parte delle spiegazioni sulle sintassi e le funzionalità, siamo arrivati alle ancore. Ecco, le ancore, in inglese anchors, sono appunto chiamate così perché fissano o cercano una determinata posizione nel testo anziché cercare corrispondenze nel testo. Ovvero, vabbè, può essere una nota che può essere chiara o meno a seconda di quello che già si conosce sulle espressioni regolari. Comunque, si chiamano ancore perché? Perché ancorano proprio, nel vero senso della parola, la ricerca delle corrispondenze, ovvero di queste cose che vediamo qui, è a partire da una determinata posizione nel testo. E lo vediamo subito parlando della prima ancora, così diventa chiaro. Ecco. Torna di nuovo questo apicetto qui in vigore. E cosa fa questo apicetto qui? Ci permette di cercare a partire dal primo carattere a sinistra di una stringa, quindi dall'inizio di una stringa o di una riga del testo. Quindi ci garantisce che se è presente questa ancora, questo apicetto, l'espressione regolare, il motore dell'espressione regolare partirà con quell'espressione regolare lì a lavorare da qui, da sinistra in avanti. Da qui ci denti che questo mouse faccio solo disastri. Facciamo così, ecco. Cancello un attimo che così si sbianca il testo. Quindi dicevo da sinistra, quindi da qui in avanti, con questa ancora. E quindi i caratteri da cercare vanno messi dopo l'ancora. Quindi gli si dice l'ancora, quindi l'apicetto qua, e poi gli si deve dire ok. Cosa fai? Cosa devi fare partendo da sinistra verso destra? E per esempio gli dico, che ne so, ecco come qui nella scaletta, gli dico se gli metto una A maiuscola cosa fa? Mi cerca tutte le righe di testo che iniziano con la A. Quindi qui, vediamo un po' se ce n'è, due matches, vediamo un po' di cercarli, eccola qua, una qua. E l'altra, non so dove sia, eccola qua l'altra. Quindi adesso credo vi sia chiaro cosa si intende con ancora. L'ancora obbliga il motore dell'espressione regolare a cercare qualcosa che parta dall'inizio di ogni riga di testo. Quindi questa semplicissima espressione regolare vuol dire cercami tutte le occorrenze nelle righe di testo che iniziano, cioè nelle quali, scusate, la primissima posizione di una riga che compone questo testo è proprio una A. La primissima posizione, quindi qui non si scappa, questa ancora è proprio quello, per quello che si chiama ancora, quindi senza ancora, per intenderci, vedete che qui vengono evidenziate 68 corrispondenze, perché senza ancora il motore dell'espressione regolare è libero di cercare in tutta la riga e appena incontra una A maiuscola la evidenzia. Quindi che sia all'inizio o che sia in mezzo a una riga di testo, come vediamo qui, tutto sto ambaradan di lettere evidenziate, queste perché non gli è stato detto all'espressione regolare di considerare solo la prima posizione a sinistra, di ancorare la ricerca all'inizio di ogni riga di testo. Se io rimetto l'ancora, invece spariscono tutte le A che non sono in prima posizione a sinistra, ma restano solo proprio quelle. Se io metto la Q, non lo so, per fare un altro esempio, vedete che la prima riga inizia con una Q, eccola qua, anche qui due corrispondenze, ci sarà un'altra riga, eccola qua, che inizia con la Q maiuscola.
E anche questo è importante, eh? Le ancore messe assieme a tutto il resto del dizionario delle espressioni regolari sono importanti perché ci permettono proprio di stabilire alcune regole di ricerca delle nostre corrispondenze. Quindi se non voglio così a tappeto cercare una corrispondenza, ma dire voglio solo quella che parta da lì, dalla prima posizione, basta che io metto la mia ancora. E lui dice, ok, vedo proprio all'inizio di ogni riga se c'è questa corrispondenza. Se io ci aggiungo anche la U minuscola, vedete che di nuovo ci sono due corrispondenze, c'è cioè Q e U minuscola, ma sempre solo all'inizio di ogni riga, non va a cercare il Q maiuscolo e la U minuscola da qualsiasi parte. Quindi ancora la ricerca all'inizio di una riga di testo. Analogamente, scusate, avrete già capito che c'è, tra virgolette, il negativo di questo comando. Ovvero il dollaro. Il dollaro invece cerca a partire dall'ultimo carattere a destra, dalla fine di ogni riga e non dall'inizio questa volta. E il dollaro, attenzione, non viene messo davanti, ma viene messo alla fine dell'espressione regolare. Un po' proprio per, come dire, intuitivamente significare il suo scopo, che il dollaro vuol dire partire da destra e cercare andare verso sinistra, la corrispondenza proprio partire dall'inizio della riga, o meglio dalla fine della riga, dai primi caratteri alla fine della riga verso sinistra. Il dollaro non viene messo davanti alla stringa di ricerca, ma dietro. Quindi questa espressione regolare vuol dire cercami una Q maiuscola e una U minuscola in ogni riga da destra, partendo da destra verso sinistra, dalla prima posizione a destra verso sinistra. Se non li trovi, in questo caso non c'è questa corrispondenza. E vedete che non mi ha evidenziato niente. Se seguiamo la scaletta, facciamo un esempio un po' più che sicuramente trovi qualcosa, una A minuscola, vedete che mi trova sette corrispondenze, A minuscola. In effetti, vedete che questa riga, per esempio, termina con una A, il dollaro è l'ancora che gli dice parti da destra e fammi vedere se c'è in prima posizione una A, ed ecco che c'è. Ce ne sono sette, vedete, ci sono sette righe che terminano con una A minuscola e vengono evidenziate, tutto il resto viene ignorato. Quindi il dollaro messo sulla destra serve ad ancorare la ricerca a partire da destra. L'apicettino qui, circonflesso, messo sulla sinistra serve ad ancorare la ricerca sulla sinistra. Poi, vediamo un po' cosa c'è ancora. La B, cosa fa la B, che non me lo ricordo già più, cerca il carattere specificato alla fine di una parola. Quindi il confine fra una parola e l'altra è determinato sempre dalla famosa punteggiatura, eh? Un po' come il comando W che selezionava le singole parole separate da spazi, da virgole, da punti. Anche in questo caso viene sfruttata questa punteggiatura per distinguere una parola dall'altra e la B, questo comando, serve a cercare i caratteri che stanno alla fine di una parola. Quindi, per esempio, vediamo un po'. Se io imposto questa espressione regolare, facciamolo pure così. Quindi qui cosa sfruttiamo? Sfruttiamo il comando, diciamo così, delle parentesi quadre per cercare tutte le A maiuscole e le A minuscole con il nuovo comando barra rovesciata B che ci cerca tutte le lettere A maiuscole e minuscole posizionate alla fine delle singole parole e in effetti vedete cosa succede. Se io tolgo il B mi cerca semplicemente l'insieme delle A maiuscole e minuscole, come abbiamo visto prima. Aggiungo l'opzione B, questa ancora che ancora la ricerca alla fine di ogni parola, quindi separate da spazi, eccetera, eccetera, vedete che in effetti vengono evidenziate tutte le A minuscole, dove finiscono le parole con le A minuscole, e la maiuscole, francamente non so se c'è qualcosa che finisce con la A maiuscola, qualche sigla forse,
ma ovviamente è molto. Ah, ecco qua, vedete una parola composta solo dalla A, se stessa viene evidenziata, la A maiuscola, e poi qui dove c'è tutto il testo maiuscolo, vedete sia, finisce con la A, evidenziata la A, dalla, evidenziata la A maiuscola, eccetera. Quindi, potenza dell'espressione regolare, la B minuscola, barra rovesciata B minuscola, ci permette di evidenziare una stringa, oppure, combinato con le parentesi quadre, di cercare un insieme di singoli caratteri, ma che siano posizionati alla fine di ogni parola, quindi da destra verso sinistra, ancora una volta la ricerca di questi caratteri. Il B maiuscolo è ancora una volta, diciamo così, il negativo, il contrario del comando B minuscolo, ovvero cerca i caratteri specificati che siano in qualsiasi posizione ad eccezione della fine delle parole, ovvero all'inizio e in mezzo alle parole. Non so cosa mi fa con questo esempio, vediamo un po'. Ecco, ho semplicemente sostituito la B minuscola con la B maiuscola, lasciando la ricerca delle A maiuscole e delle A minuscole. Vedete che sono evidenziate tutte le A minuscole, rispettivamente maiuscole, ma che non si trovino a destra, diciamo all'estrema destra di ogni parola. Cercando singoli caratteri, la posizione è una sola, quindi basta che la A non sia appunto all'estrema destra di ogni parola, perché essendo una posizione sola, o maiuscola o minuscola, basta che non sia in ultima posizione. Vedete qui proprio una bella parola, italiana con 3 A, con questa opzione B maiuscola mi mette in evidenza la prima A, la seconda A, ma non l'ultima. Se io rimetto la B minuscola, ups, la B minuscola, vedete che è solo l'ultima A che è evidenziata in questa parola italiana. Ecco, quindi capite che uno, ancora una volta, lettera maiuscola è il negativo, è il contrario della lettera minuscola. E così abbiamo finito anche le ancore. Ultima parte di questa prima sottoparte del corso. Accidenti, quasi mi va la voce. I caratteri speciali. Un accenno anche sui caratteri speciali perché, come anche nei comandi da terminale, è necessario ogni tanto poter gestire, che ne so, i tabulatori o gli a capo, perché sono caratteri, come dire, sfuggenti, non stampabili, si chiamano proprio così perché non si vedono a occhio. Tipo gli a capo, ecco, qui vengono mostrati con questo simbolino qui, però solitamente non li vediamo, questo è un a capo. Vengono simbolizzati, vengono interpretati dai motori dell'espressione regolare con una barra rovesciata e una lettera che tipicamente è la T per i tabulatori, la N per gli a capo, eccetera, eccetera. E in generale, quindi se io voglio cercare gli a capo, metterò la barra N, ecco. Adesso non so se lo fa direttamente qui, ecco sì. Ho messo barra n, che non è un comando, ma è semplicemente la sequenza di caratteri convenzionale per cercare gli a capo. Vedete che tutti questi appicetti qui sono stati evidenziati perché gli ho detto cercami gli a capo. Come ho detto, mi sembra che in questo testo di tabulatori non ce ne siano, infatti vedete no match. Non ci sono tabulatori. Barra rovesciata t, ma non ce n'è in questo testo. Non so se posso inserirne uno. Ecco, dai, l'ho fatto. Tanto il testo qui è editabile, è un campo che si può modificare. Ho messo il cursore qui, ho schiacciato il pulsante da tastiera tabulatore. Vedete che immediatamente è stato evidenziato, avendo messo barra rovesciata T nella mia espressione regolare. Questo è un tabulatore e voilà, l'ha trovato. Quindi tabulatore è un classico, a capo è un classico e in generale per i caratteri speciali possiamo dire che fanno parte, che fra i caratteri speciali ci sono anche quelli che fanno parte della sintassi delle espressioni regolari, tipo le famose parentesi quadre che abbiamo usato qui per definire, gli intervalli di valori da cercare. Anche loro, se vogliamo cercare le parentesi quadre stesse, facciamo
Basta che ci mettiamo una barra rovesciata davanti, quindi se in questo testo ci fossero delle parentesi quadre, per non farle interpretare come comando delle espressioni regolari, io basta che le faccio precedere da una barra rovesciata. Qui non ci sono parentesi quadre, ok, e il puntino per esempio, ecco, dov'è? Il puntino che significa normalmente per espressione regolare tutti i caratteri. Qualsiasi carattere, se io metto barra rovesciata, puntino, vuol dire per il motore dell'espressione regolare, cercami il puntino come carattere, non interpretarlo come comando di espressione regolare. E vedete che in effetti sono evidenziati solo i punti, quindi i fine frase. Ecco, vedete qui, punto, 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 come carattere normale, come se cercassi la A, la B, la C. Se tolgo la barra rovesciata, invece, il puntino diventa di nuovo un comando dell'espressione regolare. Vedete che mi evidenzia tutto il testo, perché il puntino vuol dire qualsiasi carattere. Rimetto la mia barra rovesciata e ritorna ad essere un carattere normalissimo, come se fosse una A. Ecco, come se fosse una A. E quindi attenzione, eh? Cioè attenzione, da sapere. La barra rovesciata stessa la possiamo cercare come qualsiasi carattere perché così com'è è un comando delle espressioni regolari, cioè la barra rovesciata vuol dire ok, so che sta per seguire qualcosa, un carattere speciale da cercare, ma anche la barra rovesciata è un carattere speciale, quindi basta doppiarla, ne metto due e mi cerca le barre rovesciate se ce n'è, non è il caso, magari la scrivo qui, perché no, ne scrivo una qui, vedete che viene un match. Viene evidenziata in celestino perché è una barra rovesciata. È un carattere speciale come qualsiasi altro. Molto bene. E così con questo abbiamo finito questa prima lunga parte di sintassi. Abbiamo gettato le basi, eh? Abbiamo gettato le basi delle sintassi dell'espressione regolare. Abbiamo già visto alcuni bei comandi, tipi di carattere, tutto quanto, e come trattare i caratteri speciali, tutto quanto, quindi abbiamo già un buon inizio per poter poi iniziare a comporre effettivamente le nostre espressioni regolari in modo che abbiano anche un senso pratico. Per il momento, visto che è già stato abbastanza lungo questo testo, io finirei qui e vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!